di rappresentare il nostro circolo, che era un circolo molto vecchio perché è nato nel 1987 all'interno della facoltà di Agraria di Viterbo, si chiama l'Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo. La nostra associazione, nata appunto 37 anni fa, è nata con l'obiettivo di cooperare con appunto i popoli del sud, un po' come a sud, ma sull'agricoltura, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di collaborare e lavorare, operare in maniera orizzontale con le comunità rurali, contadine e con i movimenti contadini del sud del mondo. Lo facciamo da 37 anni, senza cooperanti espatriati, ma attraverso l'università e la facoltà di agraria fondamentalmente forniamo in un ruolo anche di crescita comune, o con scambi tra agricoltori, conoscenze, scambi di conoscenze sull'agricoltura, ma non. Prima si parlava appunto che bisogna parlare di femminismi o di ecologismi al plurale, l'agricoltura è lo stesso, si deve parlare di agricolture. Ce ne sono tante, ci sono alcune agricolture che sono estremamente più impattanti dell'industria sui territori. Ecco, il nostro obiettivo è stato quello, sempre stato quello di lavorare nella costruzione di processi territoriali e comunitari di quella che noi chiamiamo agroecologia. Lo abbiamo fatto sia appunto in territori tra cui vorrei insomma un attimo nominare il villaggio di Bein Doku in Cisgiordania con cui abbiamo collaborato per 20 anni e con cui io in questo momento insomma che sapete è molto difficile ci teniamo in stretto contatto. Lo abbiamo fatto quindi appunto con le comunità rurali di tutto del sud del mondo, ma lo facciamo anche all'interno della nostra provincia. La provincia di Viterbo è una provincia estremamente rurale e come tutte le province rurali anche la provincia di Viterbo è colpita in qualche modo anche da agricolture poco attente perché è colpita appunto da una forte monocoltura della nocciola. E come associazione abbiamo iniziato quest'anno un piccolo progetto di cui appunto volevo parlare oggi. La nostra associazione in questo momento è un'associazione formata da solo donne, con un direttivo e una leadership totalmente femminile e femminista soprattutto. Quest'anno abbiamo deciso di fare qualcosa che fosse di più di un progetto di sviluppo, diciamo agricolo, agroecologico. Abbiamo deciso di interrogarci proprio attraverso un'ottica ecofemminista del territorio che avevamo intorno e abbiamo creato questo progetto con altre quattro associazioni della provincia che abbiamo chiamato A fianco a fianco passeggiate ecotransfemministe. Abbiamo fatto la prima passeggiata partendo dalla città e arrivando in un parco che si trova proprio vicino Viterbo, che è il parco della Valle dell'Arcenello e all'interno di questa passeggiata, insieme a queste altre quattro associazioni, tra cui un centro antiviolenza di Viterbo, l'associazione Rinna, Arcigay Viterbo e l'associazione studenti forestali di Viterbo, e la nostra associazione, abbiamo fatto una passeggiata. Abbiamo attraversato fisicamente un luogo, passeggiandoci all'interno, e ci siamo chieste che cosa intendevamo appunto attraverso delle letture per ecofemminismo, per femminismo intersezionale. Quindi questa prima passeggiata è stata per conoscerci e soprattutto per formare le nostre socie, i nostri soci su quelli che erano appunto questi femminismi, no? E da lì è nato il nostro progetto, appunto trasformare queste passeggiate in passeggiate ricorrenti e abbiamo deciso di non farle in luoghi casuali, ma abbiamo deciso di camminare proprio in quei luoghi e in quegli ambienti feriti dalle agricolture, in quei luoghi dove sono evidenti gli squilibri del rapporto dell'uomo e della natura, dove sono evidenti le oppressioni del sistema produttivo estrattivista e capitalista che avviene nei nostri territori. Quindi abbiamo scelto come primo luogo per la prima passeggiata che stiamo appunto
elaborando in questo momento attraverso delle riunioni collettive, abbiamo deciso di farla nel lago di Vico, che è un lago vulcanico della nostra provincia, un luogo meraviglioso, bellissimo, selvaggio, ma è un luogo anche che è diciamo assolutamente un luogo di conflitto. Perché? Ambientale, perché? Perché il lago di Vico è un lago dichiarato ecologicamente morto. Questo perché appunto vi è stata una eutrofizzazione delle acque che ha portato quindi alla morte della maggior parte delle specie di pesci che vivevano all'interno dell'acqua, ha portato dei problemi sociali perché i comuni, appunto prima si parlava e si diceva che le esternalità dei problemi ambientali ricadono sulle donne, bene sì, perché i comuni vicino a quel lago, Caprarola e Ronciglione, al momento hanno quasi da 10 anni le acque non potabili dichiarate dalle ASL nei loro rubinetti, e questo significa che tutte le attività domestiche devono essere svolte con acqua che devono essere trasportate proprio all'interno delle case. Quindi abbiamo deciso di passeggiare in questo luogo. Ma come passeggiare, ci siamo chieste? Ci siamo rese conto che prima di tutto queste passeggiate erano un modo, un motivo di interrogarci. E il lago è stato dichiarato morto e noi abbiamo deciso invece prima di tutto di guardare a questo luogo partendo proprio da una lettura ecofemminista. E quindi questo lago non è diventato più morto per noi, ma il nostro lago è diventato proprio come un corpo di una donna, un corpo che resiste alle oppressioni, alle minacce di uno sviluppo cieco e sordo, alle torture dei cambiamenti ecosistemici e a tutti i pesticidi che vengono utilizzati in questa agricoltura, in questo luogo. Quindi il corpo di un lago morto, in realtà noi gli abbiamo voluto dare abbiamo voluto cambiare la narrativa, che credo che sia la prima cosa che dovrebbe fare una lettura ecofemminista, rivedendo appunto il lago come vivo e come resistente. E in quest'ottica abbiamo deciso di attuare, e qui finisco, delle attività prima della nostra passeggiata. Abbiamo deciso innanzitutto di andare a parlare con le donne anziane dei comuni di Ronciglione e di Caprarola per chiedere che tipo di rapporto avevano prima con il lago, che tipo di agricoltura veniva praticata prima della preindustrializzazione agricola e che tipo di rapporto c'era proprio sociale con questi spazi naturali, ma anche che tipo di pratiche agricole, forestali e religiose venivano praticate in questo lago. Questo per riconnetterci con la memoria, ma anche con il rapporto di cura che c'era prima con il lago, che oggi è stato totalmente soppiantato da un'agricoltura appunto industriale. Poi attivare un piccolo progetto di recupero agricolo in una delle aziende di una nostra amica per poter praticare un esperimento di agricoltura rigenerativa, proprio con l'idea di far vedere che è possibile fare un'altra agricoltura, un'agricoltura che può essere anche la forma di cura del lago stesso. E in ultimo abbiamo appunto, è rimasta forte questa voglia di raccontare il lago in una narrativa differente e abbiamo quindi deciso di fare delle passeggiate musicali a fine di tutte queste azioni che vorremmo mettere in atto, delle passeggiate musicali all'interno del bosco, perché crediamo fortemente che le donne con i loro corpi, proprio come si diceva prima, le strade le fanno, però insomma è la stessa cosa, vale per gli ambienti naturali e rurali. Le donne possono passeggiare in montagna, in campagna, nei luoghi naturali e farne dei luoghi migliori, più sicuri e forse anche suggerire qualche politica di sviluppo rurale che oggi sono dettate essenzialmente solo dagli uomini, magari che possa essere anche fruttuosa per la vita dei nostri spazi naturali e rurali. Grazie.